consono al proprio livello. Il silenzio delle stelle attraverso Claudette domanda: che differenza c'è tra il padre spirituale e lo spirito guida? Il padre spirituale. Lo spirito guida è colui che si occupa delle tue miserie materiali, dandoti suggerimenti su come affrontarle dal punto di vista morale, calandosi nella materia, nel personaggio. Il tuo padre spirituale invece si occupa della tua crescita di consapevolezza prima e della tua crescita di coscienza poi. Sono entrambi importanti, anche se non tutte le creature hanno la capacità di ascolto. Ognuno però ha il suo spirito guida consono al proprio livello di sentire. Il padre spirituale sopraggiunge ad un livello successivo, quando l'anima stanca comincia a sentire una mancanza, un'esigenza intima di sapere il proprio senso di esistenza. Quando è pronta per ricevere altri insegnamenti, per conoscere altre esistenze, oltre la vita materiale. E per colmare quel vuoto che il padre spirituale sopraggiunge a sostenerti nel cammino, nel buio profondo in cui cadi, quando inizi a farti quelle domande.